questa simpatica gag che mi hanno convinto a fare perché io non volevo fare, la facciamo perché vi portiamo a scoprire un ristorante vicino al centro di Pistoia, ma ai bordi di questa stupenda vigna. Un ristorante toscano, dalla tradizione e, come si dice ora, anche dall'innovazione, dove si organizzano le cene proprio qui, nella vigna, degustando del vino del territorio. Andiamo! Wake me now. Proprio in vigna, caro Alessandro, che degustiamo due dei piatti forti del tuo ristorante. Sì, esatto, Simone. Sono quelli che vanno per la maggiore. Quelli che vanno per la maggiore. Ce li descrivi un attimo. Allora, questi sono gli storti ubriachi, una pasta fresca fatta esclusivamente con il vino rosso. Non c'è uovo dentro e viene servita con una salsa gricia, ovvero una cipolla passita cotta con... Io uso la pancetta perché gli dà un po' più di morbidezza, e del guanciale. E condita così, semplicemente, però è uno dei piatti che va per la maggiore, appunto. È stata, diciamo così, l'ho inventata un po' all'inizio dell'avventura del ristorante, ed è stata una delle più apprezzate. E questa invece è la regina della tavola toscana, è una tagliata. Una tagliata di carne scottona. Scottona, ok. E praticamente è stata così, rivisitata un pochino da me, fatta con questo lardo di colonnata aromatizzato, con un pistacchio granuloso e un olio aromatico al pistacchio. Questi sono due dei piatti che, come hai detto, vanno per la maggiore, però insomma da te troviamo un'ampia offerta, vero? Sì. Sia piatti di terra che di mare anche. Sì, qualcosa di mare, perché ora anche la tendenza ad essere vegetariani o quant'altro ci ha portato appunto a creare dei piatti di mare che sono ben apprezzati soprattutto nel periodo estivo. Senti, e una cantina che è sempre ben fornita. Quella sì, questa è soprattutto una cantina locale, ovvero con tanti vini locali, questi in primis che sono proprio di questa vigna, quindi non potevano mancare, grazie alla famiglia Gori ovviamente, che ci ha permesso anche di fare queste cose. Sono prodotti con quell'uva lì. Quindi non è si può nemmeno dire dal produttore al consumatore. Sì, io dico chilometri meno zero. Chilometri meno zero, quanto? Esatto. Neanche 50 centimetri. Sì. E quindi vini del territorio, un menù ampio, ma soprattutto la possibilità di cenare questa fantastica vigna. Esatto, sì. Ci hanno permesso di poter fare un'esperienza unica, secondo me, perché apparecchiare dentro le vigne e degustare piatti toscani della tradizione, soprattutto anche della tradizione contadina che ci lega particolarmente in questo territorio, e ovviamente con un menù fisso, perché riusciamo meglio a gestire sia le prenotazioni che le persone che sono qua presenti, e far degustare i nostri vini ovviamente in maniera particolare. E sono sicuro che la sera qui a fianco di questa fantastica vigna c'è anche un bel clima, ma proprio una Esatto. Temperatura sì va contro di noi, perché ovviamente la gente poi non vuole più andare via, perché certo, ci si sta troppo bene, quindi li capisco ovviamente. E se siamo interessati appunto a queste scene in vigna, come si deve? Allora innanzitutto chiedo a tutti appunto di seguirci su Facebook o Instagram, perché mettiamo le date in cui facciamo queste scene quasi tutta la settimana, ma non tutte, ovviamente anche dovuto al fatto che devono lavorarla questa vigna, quindi a volte non possiamo usarla, ma siamo ben lieti di farlo nelle serate opportune. E quindi chi è interessato a questa cosa, ovviamente ci contatti per Facebook o Instagram, oppure ci chiami al nostro numero di telefono. Poi naturalmente, Alessandro, non l'abbiamo detto, ma all'interno ci sono degli spazi ancora più belli forse. Sì. All'interno della struttura ci sono anche tante situazioni dove poter cenare, se uno vuole un po' di intimità, se uno vuole fare una cena con gli amici. Esatto, Simone, sì. Allora, diciamo che partendo dall'inizio, quando sono venuto a vedere la prima volta, mi sono innamorato io stesso di questo posto, perché è creato con varie stanze, essendo una colonica completamente ristrutturata e con gusto, devo dire, ci ha permesso di creare queste stanze che poi possiamo rendere privé in ogni occasione, per piccoli o grandi gruppi.
in modo tale che le persone si sentano un po' a casa, diciamo così, e quindi il contesto è fantastico secondo me. Chi è interessato vi trova qui tutta l'estate? Sì. Siete aperti quando? Noi siamo aperti dal martedì sera alla domenica sera, a pranzo, nel periodo estivo siamo aperti solo il sabato e la domenica a pranzo, e le altre sere siamo sempre aperti. Bene, e allora sai cosa facciamo adesso? Sì. Torniamo dentro, prendiamo del vino del territorio e ci facciamo un bel brindisi. Bene, Simone, ti fa piacere. Siamo in piena estate e cosa c'è di più bello che farsi un tuffo nel mare? Ma l'acqua salata fa bene ai capelli? Andiamola a scoprire da Mirko a Zoe Gourmet Saloon. Eccoci di nuovo insieme, Mirko, nel tuo salone. Ho seguito i tuoi consigli dell'altra volta, mi hanno fatto davvero comodo. E a questo punto te ne chiedo altri, sia per me, certo, che per le amiche a casa che ci guardano e per chi è interessato. Allora, estate, pieno caldo, andiamo al mare, ci facciamo un bel bagno tuffandoci da capo a piedi. I capelli subiscono qualcosa con l'acqua di mare oppure li fa bene? Raccontami un po'. Allora, per quanto riguarda l'acqua di mare, ci sono sia degli aspetti positivi sia negativi. Per quanto riguarda il discorso della cute, può essere un aspetto positivo per chi soffre appunto di seborrea, ovvero eccesso di cute grassa, perché appunto ha un'azione detox l'acqua di mare, perché è molto, diciamo, il sale tende a seccare, no? E quindi ha un'azione purificante, tende ad asciugare chi ha questo eccesso di sebo. Per quanto riguarda invece le lunghezze, per lo stesso motivo che tende a seccare, le lunghezze subiscano appunto questa disidratazione, no? E con l'aspetto poi anche del sole tendono ad amplificare questo aspetto. Quindi è importante, quando siamo al mare, tenere in considerazione questo aspetto, sciacquarli spesso, usare appunto degli spray idratanti, ad azione idratante, e non stressarli troppo spesso, diciamo, da questo punto di vista. Ecco, quindi anche pettinarli subito quando uno è uscito dal mare, meglio di no? Comunque... Meglio di no, e se si deve fare è meglio usare delle spazzole morbide a denti larghi, che non vanno a tirare troppo il capello, perché appunto in questa fase qui, essendo un po' disidratato, è anche poco elastico e quindi tende poi alla rottura. Ho capito, ecco, molto chiaro, molto logico. Altro consiglio che seguirò spassionatamente. Un'altra cosa che è meravigliosa durante l'estate, però che così pensandoci potrebbe danneggiare la fibra del capello, è il sole. Quindi certo, tutta questa luce, no, questo calore che dà il sole, fa bene, fa male? Magari chi ha delle schiariture, non so, a volte tende un po' troppo a seccare. Sì, anche qua ci sono degli aspetti positivi e negativi. In questo caso l'aspetto positivo sicuramente è che, come tutti sanno, il sole dona più apporto di vitamina D, no? E più melanina. E questo aspetto anche per il capello è fondamentale, perché una delle principali cause di caduta può essere anche la carenza di vitamina D. Quindi l'esposizione solare fatta con le giuste accuratezze e fatta nel giusto modo, senza essere sovraesposti, può essere importante per questo tema, diciamo. Dall'altro aspetto, la parte negativa sicuramente è, come abbiamo già detto, che tende a seccarli, no? E quindi dobbiamo tenere in considerazione questo aspetto, e sicuramente nelle ore più calde non sovraesporsi, indossare quando è possibile, quanto spesso possibile, un cappello o comunque qualcosa per non andare troppo a esporre il capello, diciamo, nei momenti più,
più di calore, no? E anche qui prediligere asciugature naturali, quindi al sole, senza stressare troppo il capello, bagnarli spesso per donare idratazione, quindi apporto di acqua, e prediligere degli spray o dei termoprotettori in grado di proteggere il capello dai raggi UV del sole. Così come ci prendiamo cura della nostra pelle, che magari siamo più abituati, certo, dobbiamo iniziare a prenderci cura anche dei nostri capelli per proteggere la fibra e ovviamente anche utilizzando dei cappelli che tra l'altro sono bellissimi. Ultimamente la moda ci propone tantissime soluzioni sotto questo punto di vista. Bene, grazie, la nostra estate continua con la protezione del capello e ci vediamo al prossimo appuntamento con altri consigli da Mirko. L'estate è anche il momento in cui ci si può dedicare alle passioni, ai propri hobby. Oppure il momento in cui si può pensare di trasformare la propria passione in un lavoro. Per qualcuno appunto l'estate, per altri lo è stato il momento del Covid, come è accaduto per Iana. Quanti di noi hanno scoperto di essere degli abili panificatori o dei cuochi provetti proprio durante il Covid? Iana, a te cos'è successo in quel periodo? Io invece ho scoperto l'argilla. Sempre impastavi, ma impastavi un'altra esattamente, materia. Esattamente, sì, è stato un po' a caso, ma l'idea di creare qualcosa dall'argilla mi emozionava, mi piaceva, cioè da questo pezzo così andare a creare già una pallina e poi una ciotolina, insomma emozionante. Ecco, quindi come a dire, tu hai riempito quelle giornate di vuoto creando. Con l'espressione creativa proprio per dare senso a quelle giornate. Esatto. Ecco, mi immagino che insomma non è facile iniziare dal niente. No. Però qualcosa viene fuori. Qualcosa viene fuori, un po' di tutorial, un po' di consigli, si compra il pane d'argilla, ci si mette lì, si prova a sperimentare, all'inizio con delle tesserine. Poi piano piano si comincia a prendere qualche piccolo oggettino, quello che ti serve, gli attrezzi. Diciamo che non è facile, come uno dice, da prendo l'argilla, è così facile. Non è così, la manualità va esercitata parecchio. La manualità, capire il materiale, quello che stai usando, quello che stai facendo, però si riprova, si sbaglia, si rompe, non ci si butta giù. Ecco, sono passati già un po' di anni e non ti sei demoralizzata, no, evidentemente, sei andata avanti e adesso poi cioè, ti sei un po' più formata, sì, hai esatto, fatto un po' di corsi e adesso stai tentando di trasformarlo nel tuo lavoro? Piano piano ci si prova, ho fatto delle piccole collaborazioni con delle realtà di Pistoia e di Prato e dei portafiori in un paio di ristoranti, quindi spero che piano piano, conoscendomi, vedendo il lavoro che faccio, si possano creare altre piccole collaborazioni, che sono quello che spero. Ecco, il tuo laboratorio nella soffitta di una casa un po' particolare. Entrando qui ho avuto veramente un tuffo al cuore che ho rivisto immagini che mi dicono tanto, perché insomma tuo nonno non era un personaggio qualunque. Mio nonno pittore di Pistoia, Alfredo Fabbri, questo era lo studio appunto dove lui veniva, creava, dipingeva, ci si chiudeva dentro e forse non usciva neanche per tutta la giornata. Anche perché è stato molto produttivo, ha prodotto tantissimo, infatti stava qui tutto il giorno e io l'ho, come dire, riadibito a studio mio di ceramica, quindi queste pareti credo che proprio traspirino arte, creatività e sono molto contenta di questa cosa, anche mia nonna è molto contenta. Immagino. Sì, perché in ogni angolo qualcosa è rimasto di suo, di colori, non abbiamo tolto niente, mi piace, credo di essere molto fortunata, ecco, avere uno studio così. Sicuramente sì e chissà se qualcosa di quell'ispirazione di tuo nonno passa attraverso le tue mani. Secondo me sì, c'è, è qui. C'è. Ecco, oggi qua vediamo esposti un po' dei tuoi vasi che possono essere visti, hai
sito? Al momento non ho ancora un sito, ci sto lavorando, ho una pagina Instagram, ecco. Iana Estudio e anche una pagina Iana Estudio? Sì. Perché Estudio alla brasiliana. Esattamente, eh? Esattamente. E quindi al momento trovate i miei lavori lì. E però poi dopo uno se vuole può contattarmi, io faccio anche lavori personalizzati e sto lavorando piano piano su un sito. C'è molto da fare perché l'arte non si improvvisa, no. Insomma vediamo dalle tue produzioni che la partenza è buona e che insomma si può investire in questo percorso. Sì, eh? Sì, si deve, se uno credo, ci crede un pochino è giusto investire in quello che gli piace fare. Sicuramente sì, e tu hai l'età per poterlo fare, quindi... Esatto, è il momento. È il momento, brava. Quindi veramente in bocca al lupo e al lupo. Buon lavoro. Grazie, grazie. Ciao a tutti, nella rubrica di oggi vi darò qualche consiglio di bellezza per sfoggiare il vostro corpo nel periodo estivo. Il primo step fondamentale di preparazione è l'esfoliazione. L'esfoliazione svolge l'azione di rigenerare il tessuto superficiale dell'epidermide, di migliorare la microcircolazione e di favorire la penetrazione dei trattamenti cosmetici successivi che poi andremo a applicare. Per il corpo sono indicate due tipologie di esfoliazione, lo scrub e il gommage. Sì, ma quale fare? Lo scrub è indicato per chi ha la pelle più spesse oppure che sono più da rigenerare. È una miscela composta da una parte granulosa differenziata e da oli come l'olio di jojoba, l'olio di germe di grano, eccetera. Mentre il gommage è più indicato per chi ha pelle sottile o comunque pelle delicata ed è una miscela composta da piccoli microgranuli e creme. Quante volte va effettuato e come si applica? Nel periodo estivo è consigliato effettuare un trattamento esfoliante una volta alla settimana alla sera. Su pelle asciutta si mette una noce di prodotto su una mano e con l'altra mano si effettuano dei piccoli cerchietti dalle dita del piede fino al décolleté. Da evitare assolutamente il collo e il viso. Il secondo step è quello di migliorare l'aspetto estetico della pelle, come ad esempio la temutissima buccia d'arancia oppure la perdita di tono. E lo si fa tramite trattamenti professionali che si possono fare a casa, come ad esempio i bendaggi oppure i fanghi. Noti da alcuni anni sono i bendaggi a sali di Epson. Bendaggi a sali di Epson perché hanno un forte potere drenante, quindi sono indicati per chi soffre di inestetismi come cellulite o ritenzione idrica. Mentre per chi soffre di inestetismi come adipe localizzata oppure perdita di tono, sono indicati trattamenti come i fanghi. Anche questi vanno applicati una volta alla settimana, ancora meglio dopo il trattamento esfoliante. Lo step numero 3 è quello di applicare dei trattamenti cosmetici specifici per il vostro inestetismo, come ad esempio delle sieri, delle creme, dei gel, con all'interno principi attivi che possono andare a lavorare sull'accelerazione appunto del metabolismo con un effetto lipolitico come la carnitina, la caffeina, il ginseng, il tè verde, oppure attivi come la centella, il cardomariano, il rusco, la betulla, l'ippocastano che lavorano sul drenaggio, sulla ritenzione idrica e sulla cellulite. Per evitare il foto invecchiamento della pelle vi consiglio di applicare una protezione idratante con SPF 50 che protegga da raggi UVA e UVB tutte le mattine, alla sera invece applicare una crema idratante o nutriente in base alla vostra esigenza della pelle e potete inoltre intensificare tutti i trattamenti appena spiegati con un trattamento anche dall'interno, quindi assumere degli integratori, sempre a base di principi attivi che vi vanno a lavorare o sull'accumulo adiposo, sul gonfiore, sul metabolismo, oppure sul drenaggio dei liquidi, sulla ritenzione idrica e sulla cellulite. Per un consiglio personalizzato venite a trovarmi. La farmacia San Francesco è aperta tutti i giorni dalle 8 di mattina alle 20 di sera, dal lunedì al sabato.